data 6 febbraio 2024 a Tortorici, Messina, nelle province di Siracusa, Ennaro, Vico, Catania e Gorizia, i carabinieri con il supporto in fase esecutiva del comando provinciale di Messina, dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia, del nucleo cinofili di Catania, del 12° nucleo elicotteri carabinieri della sezione area di manovra Guardia di Finanza di Catania, hanno posto in arresto 37 soggetti appartenenti e indiziati di appartenere alla famiglia mafiosa Tortoriciana a vario titolo, di associazioni di tipo mafioso, associazione dedita alla coltivazione, acquisto, detenzione, cessione al commercio al minuto di sostanza stupefacente di vario tipo, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, riciclaggio e autoriciclaggio, malversazioni di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Il provvedimento si pone in prosecuzione rispetto agli esiti dall'operazione Neprodi, eseguita nel gennaio 2020 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale del Comando Tutela Agroalimentare. Avvalendosi anche delle dichiarazioni rese da 3 collaboratori di giustizia già appartenenti al gruppo mafioso dei Batanesi, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un'associazione operante secondo i canoni mafiosi denominata Famiglia Tortoriciana, composta dall'articolazione del gruppo De Bontempo Scavo del gruppo dei Batanesi, finalizzata, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, alla commissione di una indeterminata serie di delitti contro il patrimonio, tra cui estorsione e truffa aggravate perpetrate a danno dell'Unione Europea e delle AGEA, nonché al controllo in modo diretto o indiretto di attività economico-imprenditoriali. L'esistenza e l'operatività di un'associazione dedita alla coltivazione, all'acquisto, alla detenzione, alla cessione e al commercio al minuto di sostanza stupefacente, attiva sul versante tirrenico della provincia di Messina, tra Tortorici, Sinagra, Capo d'Orlando e Rocca di Capri Leone, promossa e organizzata da soggetti a vario titolo collegati alla famiglia mafiosa tortoriciana del Bontempo Scavo e all'articolazione dei cosiddetti Batanesi. La commissione di numerose truffe ai danni dell'AGEA, sia da appartenente al gruppo dei Batanesi che a quello del Bontempo Scavo, fattispecie estorsiva in danno di un'impresa calabrese impegnata nei lavori di realizzazione del metanodotto nel fiume tra i comuni di Mistretta, Messina e Santo Stefano di Camastra, Messina, che sarebbe stata costretta a consegnare la somma di euro 4.000 in occasione delle festività di Natale e Pasqua di ogni anno, a partire dall'anno 2015 e sino al 2018, nonché in danno di soggetti provati al fine di accaparrarsi terreni agricoli da destinare al pascolo. Nel dettaglio, sono state eseguite 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 14 ordinanze interdittive della sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali che legittimino la presentazione di istanze di contributi comunitari o statali. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un noto pregiudicato 41enne per evasione. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, l'equipaggio di una gazzella in zona barriera ha bloccato nella serata un uomo il cui volto era già conosciuto ai carabinieri, che lo avevano già arrestato in ben altre 2 occasioni: nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell'aprile del 2010 per rapina. In particolare, la pattuglia, difatti, nel transitare lungo la via Bari, lo ha immediatamente riconosciuto e controllato, supponendo che per le sue pregresse vicende giudiziarie doveva essere sottoposto a un qualche tipo di misura di custodia cautelare. Effettivamente, i militari dell'arma, dopo alcuni accertamenti, hanno appunto scoperto che il malvivente è attualmente ristretto in una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco, Cuneo, in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Quest'ultimo, come formalmente riferito ai carabinieri, si è appunto allontanato dalla provincia cuneese per andare a trovare la madre durante questi giorni di festa di Sant'Agata. Purtroppo per lui, però, la sua presenza non è sfuggita all'azione di controllo svolta dall'equipaggio dell'arma, resa ancora più efficace dalla loro profonda conoscenza del territorio. L'uomo, acquistato convalidato l'arresto, ha celebrato l'udienza proprio nel giorno di Sant'Agata, all'esito della quale il pregiudicato è stato ricollocato agli arresti domiciliari.
assessore, sono di polizia adesso. Allora, mister Lucarelli, si dice che chi vince festeggia, chi perde spiega, però va anche detto che le occasioni voi ve le siete create, quindi per pareggiare, insomma, è stata una partita, un primo tempo magari difficile, un approccio forse non proprio fenomenale, però c'è tanto rammarico, no? Perché oggi magari con qualche occasione finalizzata sono arrivate due importanti a Costantino, anche Teglio, la punizione finale di Castellini, brucia per questo, diciamo. Ma io voglio essere sincero, nel senso che all'interno di una brutta partita da parte di tutte e due le squadre, molto tattica, molto diciamo, sembrava una partita più da playoff di fine campionato, noi subiamo due situazioni, una il tiro del gol che è una palla respinta del portiere e un contropiede al 46esimo, queste sono le uniche due situazioni del Picerno. Da parte nostra c'è due occasioni nitide, le occasioni nitide più importanti della partita abbiamo secondo me avute noi, ma ripeto, all'interno di una brutta partita dove noi non siamo riusciti a costruire bene, soprattutto da dietro. E ci sono state le due occasioni di Rocco, quella di Teglio, quella di Carmine. La punizione non la citerei perché insomma il calcio da fermo non è un'occasione creata durante lo sviluppo, quindi direi che all'interno della brutta partita le occasioni migliori le abbiamo avute noi. La differenza l'ha fatta una squadra in fiducia come il Picerno, una squadra come noi che è un cantiere in questo momento con tanti problemi, soprattutto di infortuni e che quindi la differenza probabilmente è stata solo sulla positività che in questo momento nelle partite ci contraddistingue. I negoziati per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza continuano, così come prosegue l'offensiva israeliana. Israele non è disposto ad accettare il cessate il fuoco permanente, una delle tre condizioni poste da Hamas. Il movimento islamista ha proposto un accordo in tre fasi che prevede il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi detenuti a Gaza, la cessazione delle ostilità, il ritiro completo di Israele, lo scambio delle salme. La notizia è arrivata mentre Anthony Blinken ha portato avanti gli sforzi diplomatici per garantire un cessate il fuoco. Il tour multistop del segretario di Stato americano prevede la tappa in Israele dopo i colloqui al Cairo e a Doha. Blinken mostra un cauto ottimismo in relazione alla risposta di Hamas. We're reviewing that response now, and I'll be discussing it with the government of Israel tomorrow. There's still a lot of work to be done, but we continue to believe that an agreement is possible and indeed essential. And we will continue to work relentlessly to achieve it. Nel frattempo l'esercito israeliano afferma di aver ucciso decine di terroristi nella striscia di Gaza centrale e settentrionale nelle ultime 24 ore. Da più parti si teme l'escalation a Rafah, la città precedentemente designata zona sicura dai militari israeliani e dove si trovano centinaia di migliaia di sfollati. Ucraina sotto attacco russo, missili e droni contro la capitale e altre città. È l'ultimo bollettino di guerra, mentre il capo diplomatico dell'Unione Europea, Josep Borrell, continua a mostrare il sostegno del blocco a Kiev con la sua quarta visita nel paese.
Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia un appello all'opposizione per la proposta di legge sugli aiuti all'Ucraina tuttora in stallo al Congresso. Un accordo trasversale è stato raggiunto, ma non sembra sufficiente al via libera del provvedimento, che potrebbe cadere al Senato prima ancora che alla Camera. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. The clock is ticking. Every week, every month that passes without new aid to Ukraine means fewer artillery shells, fewer defense air defense systems, fewer tools for Ukraine to defend itself against this Russian onslaught. Just what Putin wants. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha decretato la creazione di un ramo separato delle forze armate ucraine dedicato ai droni. Zelensky ha promesso che l'Ucraina ne produrrà 1 milione nel 2024. La notizia giunge nel momento in cui le forze speciali ucraine affermano di aver fatto saltare in aria una piattaforma di trivellazione nel Mar Nero che la Russia utilizzava per aumentare il raggio d'azione dei suoi droni. Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un filmato dei propri droni lanciati nella regione di Donetsk. L'Ucraina sta per entrare nel suo terzo anno di guerra. Tra i civili il sostegno allo sforzo bellico è ancora forte, ma di recente si è acceso un dibattito sulla durata del servizio nell'esercito, che attualmente non prevede limiti di tempo. Martedì diverse donne si sono radunate davanti al Parlamento ucraino, a Kiev, dove è stato presentato un nuovo progetto di legge sulla mobilitazione, che fissa il limite di servizio a 36 mesi. Le manifestanti chiedono che venga ridotto a 18 mesi per chi combatte in prima linea. Мій чоловік два роки вже знаходиться в зоні бойових дій. За цей весь час у нього було 30 днів відпустки і виводили їх тільки на ротацію на півтора місяця. І все. Наших чоловіків мають замінити, вони мають мати час на відпочинок. І потім, якщо вони захочуть повернутися, то так. Ну, ми за те, щоб війна продовжувалася, доки ми не вийдемо на кордони 91-го року. У мене є син, йому 3 роки. Ну, тобто більшість частину його життя, його тато був відсутній. І це накладає якісь свої відтінки. Це не мітинги про зупинення якоїсь війни чи ні. Це про те, що хлопці виконують свій громадянський обов'язок. Як будь-якого громадянина нашої країни, хлопці повинні мати не тільки обов'язки, а й права. Я бабуся військового. Хлопці з першого дня воюють. Їх немає заміни. Дуже багато загиблих. Хлопці виснажені. І треба їм, щоб або чіткі терміни служби мобілізації, короткі терміни. Буде більше бажаючих на мобілізацію. Будуть знати, що вони зможуть повернутися. Що це не до кінця війни. Хто виживе, той повернеться. The Ukrainian Army Command says it needs 500,000 new recruits to reinforce troops, replace losses, and give some relief to those who've been on the front for 2 years. And these women, as many families in Ukraine, believe that reducing active service time can only boost morale and increase chances of victory. I'm Valery Gorya in Kyiv for Euronews.